Radio Vicenza, Gigi Ferrari, l'appuntamento che dedichiamo spesso e volentieri a quest'ora, e non solo a quest'ora, poi anche alle 11.05, ma parliamo di altri argomenti, ma a quest'ora ci divertiamo tante volte con gli amici che fanno della musica e che musica, perché oggi in linea telefonica con noi c'è Andrea Tessarolo dei Modigliani. Ciao Andrea intanto. Ciao Gigi, ciao a tutti. Allora, so che sei reduce da un virus influenzale, ma insomma piano piano ti stai rimettendo, no? Sì, dai, più pianino, è importante essere sempre vivi e pronti per suonare. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Allora, Andrea, chi sono i Modigliani? Come mai, insomma c'è un sacco di domande, come mai avete scelto questo nome così importante? E raccontaci un po' la vostra storia. I Modigliani sono in piedi da 3 anni più o meno, la formazione attuale, quella che comprende anche Sofia, Michele e Giacomo, che sono insieme a me, Enrico, parte di questa band, è nata nel 2013 a gennaio e quindi da poco abbiamo scelto il nome Modigliani perché era il nostro pittore preferito e come noi, anche lui, nonostante fosse italiano, si è sempre un po' affacciato all'Europa in generale, e quindi vivendo a Parigi, eccetera, noi cantando in inglese proviamo a essere più internazionali possibili, nonostante manteniamo le radici qui in Italia. Ecco. Certo, adesso parleremo anche dei vostri prossimi appuntamenti che vi vedono andare oltre frontiera. Intanto voi siete un gruppo della provincia di Vicenza, siete del Bassanese, giusto Andrea? Sì, tutti quanti di Bassano del Grappa. Ecco, come vi siete trovati così improvvisamente? Come è nata la vostra storia d'amore musicale? La nostra storia d'amore è nata, il primo amore è stato Enrico, con cui mi sono trovato nel 2010, che frequentavamo alla fine la parrocchia, quindi ci siamo incontrati in parrocchia. Successivamente è arrivata Sofia, che ci ha presentato il nostro maestro di chitarra, avevamo lo stesso maestro di chitarra, che da buon pupillo ha anche presentato me, Michele, il batterista, perché era anche suo amico, e quindi ci siamo conosciuti tramite Andrea Carinato, che saluto, il nostro maestro di chitarra, e poi invece Giacomo, che è l'ultima giunta chitarrista, è entrato in Modigliani da poco e insomma gravitava nelle band locali, quindi l'abbiamo sentito suonare spesso, ci piaceva molto, gli abbiamo chiesto di entrare dentro i Modigliani e lui molto felicemente è entrato, ecco. Certo, da lì scocca la scintilla, vi mettete a suonare, e cosa decidete così all'inizio di suonare, giusto per capire la vostra storia, quali sono i vostri primi passi musicali? I nostri primi passi fondamentalmente sono stati subito provare a cantare canzoni nostre, originali, e dato che siamo tutti quanti cresciuti con la passione per i Beatles e comunque per la musica inglese degli anni 60, abbiamo sempre provato a rifarci a questa cultura musicale, e di conseguenza abbiamo sempre studiato molti suoni di quegli anni, eccetera, proprio per riuscire a ricreare un'epoca in cui le melodie la facevano da padrona, ecco, e quindi sì. E certo, è chiaro il discorso. Non a caso poi al termine dell'intervista ascolteremo un vostro brano che già abbiamo passato diverse volte, ma che secondo me è stupendo, e si intitola Paul McCartney, voglio dire, cioè niente un po' di meno che. Allora Andrea, voi avete fatto degli appuntamenti, so che avete partecipato a dei concorsi e li avete pure vinti, quali sono stati? Guarda, siamo stati abbastanza fortunati da quando è arrivata Sofia nel gruppo. Abbiamo partecipato come primo concerto, senza saperlo, facevamo parte di un concorso, ma abbiamo partecipato a un concorso, non lo sapevamo. Era un concorso a Bassano, di un movimento nuovo, giovanile, che si chiama Hope, come speranza, e abbiamo fatto questo primo concerto, abbiamo scoperto dopo che era un contest e l'abbiamo vinto, che poi ci ha permesso di partecipare a un evento più grande poi l'estate a Schio. Successivamente, questo era febbraio del 2013, a maggio abbiamo partecipato a un concorso invece a Riese Pio X che si intitolava Calici di Parole. Ed era un contest molto carino a cui noi ci tenevamo particolarmente, perché nella giuria facevano parte personaggi che lavorano poi per i locali più importanti del Veneto, i giornali musicali più importanti del Veneto, le etichette discografiche più importanti del Veneto. Avere vinto questo contest, perché poi l'abbiamo vinto, è stata una delle più grandi soddisfazioni che ci siamo tolti quest'anno, insomma. Certo, e infatti, quindi abbiamo fatto questo contest.
E infatti la fotografia che è pubblicata sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra pagina web è il Cabernet Modigliani, vincitori dei calici di parole, non a Sì, caso. quello era uno dei premi, Certo, era uno certo. dei premi che era in palio, che siamo riusciti a vincere, che ci permetteva di avere la nostra bottiglia di vino personalizzata con la nostra Beh, etichetta. niente per un po' di meno. I prossimi appuntamenti so che sabato sera suonerete in quel di Marostica, no? Sì, sabato sera suoniamo a Molvena, a Revolution, Molvena, per la precisione, giusto? uno dei locali secondo me migliori della zona, perché nonostante sia comunque un locale che non sia enorme e non ha un approccio alla musica che è quello là dei club, e quindi ha un ottimo impianto per la voce, per il Certo, suono, un ottimo certo. impianto, e quindi sono molto felice di andare a suonare lì. E poi è un bellissimo ambiente, perché comunque c'è molta cultura musicale. Il padrone di questo locale è un appassionato di musica, e quando i padroni dei locali sono anche appassionati di musica, Beh, certo, tutto riesce si meglio. vede il Chiaro, risultato, chiaro, insomma, è chiaro. un'ottima differenza, Allora, ecco. sabato alla Revolution, però so che avete in programma anche delle date oltre frontiera. Mi sembra che andate a suonare in Inghilterra, no? Beh, quella è ancora abbastanza In possibile, però è embrione? in embrione, però diciamo che sì, c'è questa opzione qua in tempi relativamente brevi di poter affacciarci anche in Inghilterra, proporre la nostra musica, che sarebbe un sogno che si realizza, perché fondamentalmente cantando anche in inglese sarà divertente comunque per noi vedere la reazione di un pubblico che capisce anche i testi e quindi anche il messaggio che si va a comunicare, e quindi siamo molto felici se questo progetto andrà in porto. Comunque Beh, speriamo bene, certo. ecco. Con i nostri migliori auguri, Andrea, noi siamo giunti al termine di questa intervista. Speriamo davvero di vedervi alla ribalta dei più grandi successi perché lo meritate. Noi ci lasciamo su un brano, come già annunciato prima, che ormai hanno già sentito anche i nostri ascoltatori. Ti ringrazio di essere stato con noi in linea e Grazie alla a te, Gigi. Grazie prossima, dell'invitato. Andrea. Ciao, ciao, grazie, Gigi, Ciao, ciao. Andrea, ciao, ciao. Di Modigliani. Ottimo.